che come passione dominante ha la paura. La paura nel carattere numero 6, che è uno dei caratteri mentali, più mentali, diventa dubbio, quindi è praticamente una persona estremamente insicura. È una persona che molto frequentemente non sa che strada prendere. E comunque anche quando l'ha presa gli viene in mente che era meglio se forse prendeva l'altra, perché questo comporta meno rischi o meno possibilità di fallimento. In genere è un carattere che ha una ricerca costante e continua di sicurezza. Quindi o lo fa tramite l'appoggiarsi a qualcuno, per esempio anche nella partnership, sia sul lavoro che nella vita personale, con qualcuno di più forte di lui, oppure anche molto frequentemente tende a fare cose che lo mettono al sicuro. Una specie di eccesso di zelo costante nel carattere 6 fa in modo che lui faccia sempre tutto quello che è il suo potere per far sì che non possa essere né oggi né domani accusato mai di niente. Mi spiego, faccio esempio realmente accaduto ad una mia cliente. Questa persona deve mettere la spazzatura fuori dalla porta, la mette fuori dalla porta e gli viene in mente: io ho messo la spazzatura fuori dalla porta, ma se succedesse che per qualche strana ragione qualcosa dalla spazzatura scende giù per le scale, tipo un rigolino di liquido, e mi fa scivolare la persona a fondo delle scale che è incinta, che abitava lì sotto, un appartamento sotto, e scivola battendo la testa, io ho sulla coscienza sia lei che il bambino, le cose così, di questo tipo. Quindi è meglio che io metta la spazzatura in modo preciso, in modo che non, niente di tutto questo potrebbe mai capitarmi. Esempio veramente accaduto. Oppure, non è che sono matti, sono soltanto 6. Un altro esempio, sempre la solita persona, parcheggia in un posto dove di solito non trova parcheggio. Invece di essere felice, lei ho trovato parcheggio proprio lì, che sono vicino a casa, entra in casa dove io l'aspettavo, dopodiché dice: ho trovato parcheggio lì, è troppo fortuna, io devo tornare a vedere perché sicuramente c'è qualcosa che non va, qualcosa che non ho visto, forse c'è un cartello, forse un cantiere, forse una qualsiasi cosa per cui è impossibile che io abbia trovato parcheggio lì. E sono quelle persone che vanno a rivedere, vanno a controllare la macchina se l'hanno chiusa anche 3-4 volte, fanno un giro di casa la notte prima di andare a dormire per vedere se hanno acceso l'allarme, chiuso bene le finestre. Questo tipo di persona, gli viene il dubbio di non aver fatto bene qualcosa, per questo intendo eccesso di zelo, o anche il dubbio di non essere stati chiari. Comunque il dubbio domina. Woody Allen, Leonardo Pieraccioni, ma Woody Allen è più evidente come se, anche Leonardo Pieraccioni o Francesco Nuti, però Woody Allen in particolare si vede bene con sei dei suoi film, ha qualcosa di paranoico. E anche sono molto insistenti nella loro modalità, l'insistenza è tipica del carattere 6, riescono veramente a ripetersi un sacco di volte. E Woody Allen l'ha fatto anche con i film, alcuni film hanno una solita trama incredibile. Poi un'altra cosa tipica del 6 è l'autoironia, che li rende veramente superlativi. Quando il 6 va sull'autoironia è veramente divertente, pensa a Bela Pieraccioni. Sono buffi, sono autoironici, hanno qualcosa di nella fisionomica che ricorda tipo quasi un pollo, qualcosa di volatile. Hanno questo nasotto un po' irregolare e lungo, gli occhietti più piccolini, un po' alla Woody Allen. Hanno qualcosa di buffo nella fisionomica che li rende veramente simpatici e buffi come modo di fare. Loro lo sanno, ne sono consapevoli e ci giocano su. E questo li rende vincenti perché con la loro autoironia riescono sempre a inserirsi in qualsiasi gruppo. Poi non sono competitivi, quindi anche sanno stare bene con chiunque e non tendono a creare rivalità, anzi tendono sempre a smorzare, perché se la mia passione dominante è la paura e io voglio mettermi al sicuro, è evidente che smorzo qualsiasi tipo di rivalità. C'è soltanto un sottotipo particolare del carattere 6 che vedremo in futuro che fa eccezione, è un carattere più bellicoso rispetto agli altri enneatipi e anche rispetto agli altri tipi di 6. Però di questo parleremo in futuro. Del 6 deve rimanervi particolarmente in mente l'autoironia, la simpatia, tantissima simpatia, questo senso di gregarietà e il dubbio, una decisione costante. Il carattere 6.